Ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi parleremo di moda, che sapete che è un argomento di cui mi piace parlare moltissimo su questo canale, soprattutto mi occupo di moda sostenibile da tanti anni ormai e faccio anche dei video in cui critico un po' il mondo della moda di oggi, che è assolutamente problematico, ha tanti aspetti che non vanno e nonostante la moda sia forse la mia più grande passione da tantissimi anni, da quando sono piccola, ovviamente ciò non mi impedisce di vedere i lati critici. I lati negativi di questo mondo, di questo consumismo estremo che c'è dietro, ovviamente l'industria della moda che sta portando letteralmente alla distruzione del pianeta, è una delle maggiori cause. L'industria tessile è una delle più inquinanti sul pianeta e quindi è importante anche parlare non solo dei nuovi trend per l'autunno, di haul pieni di vestiti nuovi per fare il cambio guardaroba. Ovviamente io ci tengo in realtà a parlarvi dei lati critici. Anche perché è importante cambiare le nostre abitudini di acquisto, soprattutto per quanto riguarda i vestiti e l'abbigliamento. Oggi parliamo, come avrete letto dal titolo, di moda e classismo, soprattutto in realtà moda di lusso, perché ci concentreremo molto sulla moda di lusso oggi. Parleremo un po' di come sia discriminatoria, perché infatti il classismo, se non sapete cosa vuol dire questo termine, è proprio una discriminazione basata sulle classi sociali, quindi su un'appartenenza o meno ad una classe sociale, quindi la moda in realtà è molto escludente, soprattutto la moda di lusso, appunto, verso chi non può permettersi determinati capi. E adesso vedremo nel dettaglio perché tutto ciò è molto problematico in una società come quella di oggi, nel 2021, in cui le cose dovrebbero essere un tantino diverse rispetto a anni fa. Partiamo dall'inizio. L'atto del vestirsi è in realtà, se ci pensate, dovrebbe essere una cosa utile, un po' come mangiare, come bere, dovrebbe essere un bene primario potersi coprire. Poi però la moda in realtà si è trasformata con il tempo, è diventata anche un modo per appartenere ad una categoria di persone, è diventata un po' uno status symbol, un modo per omologarci. Quindi se noi ci vestiamo, seguiamo certi trend, seguiamo la moda, ci vestiamo alla moda per omologarci un po' agli altri, perché le persone che magari non seguono le mode o si vestono un po' in maniera un po' più stravagante, non secondo gli schemi, vengono un po' etichettate. Ci sono tutti quei programmi televisivi, come ti vesti, eccetera, in cui si giudicano i look degli altri proprio perché ci dovrebbe essere forse solo un modo di vestire, devi per forza omologarti a quello che dicono le regole della moda. E questa cosa la dicevo e la pensavo anche io, ma in realtà la sto pian piano abbandonando perché ho iniziato a vedere un po' il vestirsi come un'espressione di sé, quindi come anche come un'espressione di creatività, come una forma d'arte. Quindi se è diversa e va un po' fuori dagli schemi rispetto a quello che ci impone le regole del fashion system, io sono più che contenta. Anzi, ho smesso di seguire le mode, non so assolutamente più nulla di trend. Prima ero una persona che ogni cambio di stagione, ogni stagione andava a vedere i nuovi trend, mi seguivo tutte le sfilate, lo sapete comunque, ve ne ho già parlato nel video in cui vi ho parlato appunto della mia storia, di come sono arrivata ad essere un'attivista per la sostenibilità, dopo essere stata una fashion victim per tanti anni e quindi ho un po' abbandonato questo modo di pensare in cui bisogna per forza adeguarsi perché sennò sei fuori moda e quindi ti critico perché ti vesti male, mentre apprezzo invece le persone che si vestono diverso, quindi che hanno il coraggio di osare e di vestirsi come preferiscono. Quindi ammiro molto le persone che si vestono per mostrare la propria personalità, ma sto andando già fuori tema, quindi torniamo all'argomento. Questa cosa di utilizzare la moda come un mezzo per ottenere una validazione esterna, anche per appartenere ad un gruppo e quindi a distinguere due classi sociali, in realtà è iniziata nel XVI secolo, proprio quando sono stati inventati i primi dress code che distinguevano appunto la nobiltà dalla plebe, dalle persone povere, dai contadini, le persone che facevano lavori umili. Quindi i nobili in realtà ci tenevano a vestirsi in maniera diversa. Quindi cercavano tessuti ricercati, capi d'abbigliamento che fossero molto molto sfarzosi, proprio per distinguersi anche solo visivamente rispetto alle altre persone. Questa cosa in realtà, magari anche se in maniera meno vistosa rispetto al XVI secolo, è rimasta ancora oggi. Quindi ci sono certi vestiti, certi brand, certe marche, certi materiali che soltanto alcune persone possono permettersi e queste persone le acquistano con quello scopo
scopo di distinguersi rispetto a tutte le altre persone che non possono acquistare, non possono permettersi di comprare magari una borsa da 10.000 euro, perché con quei soldi ci vivrebbero per un anno intero, mentre ci sono persone che hanno nel loro guardaroba decine e decine di borse di questa portata, non perché magari abbiano una qualità diversa, oppure che siano magari sostenibili e quindi il prezzo viene giustificato dalla qualità diversa e dal trattamento diverso riservato magari ai lavoratori, ma semplicemente stai pagando uno status symbol, stai pagando l'appartenenza ad una classe sociale, ad una categoria di persone più abbiente rispetto al resto della popolazione. Quindi in realtà i vestiti oggi, soprattutto i brand di lusso appunto su cui mi volevo concentrare oggi, sono ancora un mezzo di validazione sociale, sono un mezzo per appartenere a delle classi sociali, ed è per questo che penso che la moda di lusso sia molto classista, proprio perché esclude tutti gli altri e lo fa in modo molto visibile, non lo nasconde. Il suo target è appunto quello. Da un lato ci sta, ovviamente tutti i brand hanno dei target di riferimento, ma penso che la moda dovrebbe includere tutti, come vi ho detto. Dal mio punto di vista è anche un modo per esprimersi, una forma di creatività estrema, e quindi secondo me non dovrebbe escludere certe categorie, non esclude soltanto le categorie che non si possono permettere certi capi d'abbigliamento, ma esclude anche magari persone grasse, persone con corpi non conformi. Le modelle che vediamo sono tutte uguali, sono tutte molto simili, tutte molto magre, alte, quindi esclude anche magari delle persone diverse dai canonici standard di bellezza della società. La moda sembra indirizzarsi solo alla classica ragazza bianca, giovane, molto magra e molto alta. Mi intendo sempre moda di lusso. Ed è una cosa che non mi fa impazzire, appunto. La moda di lusso spesso si definisce esclusiva, e già solo la parola non mi piace per niente, lascia intendere appunto che esclude qualcuno. Quindi che la moda per loro deve essere indirizzata soltanto ad alcune persone, quelle che possono permetterselo, che sono agiate, mentre tutti gli altri sono esclusi, appunto. Poi ci sono ovviamente tantissime pratiche che dal punto di vista della sostenibilità sono orribili, proprio per rinforzare questo concetto che non tutti possono vestirsi con alcuni brand. Appunto, recentemente è venuto fuori che tantissimi brand di lusso bruciano le loro collezioni passate, proprio per fare in modo che non vengano acquistati da persone sbagliate. È stato proprio utilizzato questo termine. Ciò vuol dire che volevano mantenere l'esclusività del brand, quindi le collezioni non potevano rimanere invendute e quindi magari finire in qualche outlet o finire in qualche negozio second hand, proprio perché non erano state vendute, e preferivano appunto bruciare i fondi di magazzino piuttosto che vederli indossati a persone che non appartengono alla categoria del loro target, quindi persone molto agiate, persone ricche. Loro proprio ci tengono ad avere questa immagine di esclusività che solo poche persone possono avere questi capi, e quindi davvero ci sono ancora queste marcate differenze tra le persone più ricche e le persone invece che magari non hanno certi mezzi, semplicemente guardando come sono vestite. Quindi c'è ancora un gran classismo nella moda, e ancora la moda viene utilizzata per distinguere classi sociali, come avveniva nel XVI secolo. Questo discorso sul classismo però in realtà si può fare anche sulla moda sostenibile, non solo sui brand di lusso, perché ovviamente la moda sostenibile anch'essa non è accessibile a tutti, e spesso come primo consiglio quando qualcuno vuole avvicinarsi alla sostenibilità dal punto di vista dell'abbigliamento, c'è quello di smettere di comprare fast fashion, che è una cosa che non tutti possono fare, perché non tutti possono davvero permettersi di comprare solo sostenibile, e i negozi second hand, le alternative second hand non sono accessibili a tutti. Ma di questo ho parlato in una mia IGTV, l'ultima che ho fatto credo, quindi la trovate molto facilmente nel mio profilo Instagram olga_federico, e lo trovate comunque il link diretto giù nell'info box, quindi potete andare anche a recuperare quel video, perché ovviamente non è criticabile solo la categoria moda di lusso, ma anche tutta la categoria moda sostenibile, che anche questa è molto escludente, anche se in questo caso i prezzi sono giustificati, perché comunque vi ho parlato anche del fatto che i brand di lusso non sono per niente sostenibili. Anche quel video ve lo lascio su nella i di informazioni, quindi potete andare a recuperarlo, e anche quello è molto problematico, perché i prezzi della moda di lusso spesso non sono giustificati, e il modo in cui vengono trattati i lavoratori è davvero agghiacciante, quindi andate a recuperare quel video. E niente, questo in realtà era tutto, ci tenevo a dirvi la mia su questo argomento, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, lasciate un pollice in su se vi è piaciuto il video, e mi raccomando iscrivetevi se non siete ancora iscritti, parlo spessissimo di questi argomenti.
tutti. La batteria mi sta abbandonando, quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!